Palazzo Vecchio due giorni di convegno internazionale per celebrare i 450 anni dell'Accademia. Una ricorrenza straordinaria che sarà celebrata anche con un calendario di mostre, incontri e manifestazioni in programma a Firenze, Arezzo e Roma fino a settembre 2014. Era il 31 gennaio 1563 quando Giorgio Vasari fondò a Firenze l'Accademia delle Arti del Disegno, emancipandola dallo spirito artigianale che aveva la Compagnia di San Luca, che radunava dal 300 gli artisti fiorentini, dandole così un valore anche intellettuale. La fondazione di questa accademia è stata il primo seme di un sistema di educazione all'arte che funziona ancora oggi attraverso l'Accademia di Belle Arti. Gli artisti allora, negli anni in cui è stata fondata l'Accademia, 1563, erano considerati degli artigiani, non avevano quella dignità culturale che oggi noi conferiamo ad essi, ma il fatto che si siano costituiti in Accademia, il fatto che Vasari, che era un grande artista ma era anche un grande storico dell'arte, abbia voluto raccogliere in un'Accademia tutti i membri più vivi di quella che allora era la corporazione degli artisti, ha un significato preciso, ci dice che già Vasari, e quindi fin da allora, si volle vedere nell'arte molto di più, qualche cosa che ci riguarda, qualche cosa che riguarda la nostra storia, di più ancora, riguarda il nostro essere al mondo. C'è una profonda verità dentro lo scrigno dell'arte. Sarebbe impossibile immaginare l'arte fiorentina italiana senza l'Accademia Vasariana, che formò artisti come Michelangelo, Palladio, Tiziano e molti altri sui principi della circolazione umanistica fra pensiero, invenzione, conoscenza e pratica delle arti, riuniti nell'espressione del disegno. Credo che l'Accademia delle Arti del Disegno abbia dato un impulso decisivo non solo alla formazione dei giovani artisti, come ancora continua a fare attraverso l'Accademia di Belle Arti, ma anche alla notorietà di Firenze, all'immagine di Firenze come città d'arte e di artisti. È stata un'istituzione che non è stata affatto, come poi il termine Accademia ha lasciato pensare, una sorta di organismo di retroguardia che ha ingessato le arti, ma anzi uno strumento di promozione sociale delle arti e degli artisti che ha dato a Firenze davvero un indirizzo ancora oggi valido, ed è quello appunto di farsi scenario delle arti a livello più alto. Ma al convegno si pensa anche al futuro dei molti giovani che scelgono la strada della creatività, iscrivendosi oggi all'Accademia di Belle Arti di Firenze. I suoi studenti provengono per il 70% dall'estero, soprattutto dall'Estremo Oriente e dai paesi dell'Europa dell'Est, desiderosi di seguire le orme di Michelangelo Buonarroti e trovare lavoro facendo quello che esprime al meglio il loro talento. Il futuro è quello di questi ragazzi, sono 1500 all'incirca giovani che vengono a studiare a Firenze arte, in tutte le sue sfaccettature: pittura, scultura, scenografia, grafica, disegno, tutto ciò che è belle arti. E va ricordato che questa è la più antica accademia del mondo, perché questo spesso si dimentica. Di questi 1500 studenti, circa un quarto sono stranieri, per dire la grande attrattiva che ha ancora la nostra città, la nostra accademia, per tutto il mondo. Cosa andranno a fare? Sono ragazzi che hanno grandissima creatività, io ho trovato una creatività eccezionale, e che sono pronti a impegnarsi in tutti i campi del vivere civile, dalla pubblicità ai film, dalla fotografia all'arte vera e propria, dalla cura di musei all'allestimento di mostre. Sono veramente delle forze vive della nostra patria, della nostra nazione e del mondo intero. Alla due giorni partecipano tra gli altri direttori e docenti delle Accademie di Belle Arti dell'AIA, di Vienna e di Parigi, rappresentanti della Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento Europeo, storici dell'arte, filosofi, direttori e docenti delle Accademie di Belle Arti italiane. Tra gli interventi più interessanti, quello del filosofo Giovanni Reale sull'eclisse del bello. A partire dal marxismo, ma soprattutto dal nichilismo, è stato cancellato dalla mente degli uomini il concetto di bello come struttura necessaria per l'uomo. L'uomo ha bisogno del bello, come ha bisogno del cibo per il corpo, del bello per lo spirito. E come facciamo a ritornare indietro? Questo è il problema. Ma è molto semplice. Le periferie
sono state costruite con questo concetto. Facciamo le periferie che risolvono i problemi fisici dell'uomo, biologici. Ora è una dimostrazione storica che nelle periferie nascono i mali peggiori. Pensi alle banlieue di Parigi. Allora mi ha fatto molto piacere il fatto che qualche filosofo francese, dopo le rivolte delle periferie, ha riconosciuto questo. Manca la dimensione del bello nelle periferie. L'uomo ha una psiche, che poi la ritenga immortale non è un'altra questione, ma l'uomo è fatto di corpo e di psiche e allora ha bisogno di due cibi. Questo è il punto. Quello che alimentano il suo corpo e quello che alimentano il suo spirito. E i cibi che alimentano lo spirito non si comprano con il denaro. Hanno un'altra logica. E allora ecco, spiegare ai giovani questo.